Per voi il Carignano è una meravigliosa abitudine, per chi vergognosamente non c'è mai entrato, è lo stupore. Signori, Sua Eminenza e Cardinal Ravasi, il professore Vano Dionigi, Eminenza la prego al centro, la prego, no, ecco, si obbedisce sempre all'Eminenza perché non si può fare diversamente. E dunque, fortunata, prego professore. Fortunata mattina questa, sotto tutti i punti di vista. Io parto con considerazioni di carattere, anzi informazioni di carattere tecnico. I libri di questi splendidi autori che oggi si susseguono sul palco sono tutti nel foyer, voi li avrete già individuato. Il tavolino, e c'è anche la possibilità di un firma copie. Cercheremo di essere rapidi, non invisibili, e quindi di farvi ascoltare una lezione ancora, un dialogo ancora, la lunghissima, parte da un tempo molto lontano, analisi e di conseguenza risposta di una domanda che collega la bellezza alla bellezza. Due parole, permettetemele. Il professor Dionigi mi ha preparato per questo evento con la cura, la grazia che gli è propria e con l'attenzione che latinista attentissimo, ex rettore, mette in tutto quello che fa, ma soprattutto mi ha dato un assist fondamentale: come presentare nel modo più corretto il Cardinal Ravasi, che ora mi guarda con quello sguardo caro come sempre, ma non sia eccessiva, ecco, ovviamente. Cardinal Ravasi è persona che tutti noi conosciamo, che è impossibile non apprezzare e amare nella sua capacità di permetterci di entrare nella sua conoscenza attraverso la sua conoscenza. E allora succede che il professor Dionigi, che ha insistito e ha fatto in modo che venisse assegnata la laurea honoris causa, mi aiuti professore, filologia, letteratura e tradizione classica. Bene, lo ha presentato di recente, era il 2020, così: Cardinal Ravasi, la prova vivente che non siamo tutti uguali. L'ha detto lui, non ho detto nulla. Per una volta mi sono nascosta dietro il professore e quindi non l'ho detto io. Allora, cominciamo. Che cosa hanno in comune Gerusalemme ed Atene? È una domanda che si rincorre nel tempo, da tanto, tantissimo tempo, e che permette a tutti noi di comprendere, grazie ai nostri meravigliosi protagonisti qui sul palco, permette a tutti noi di comprendere di più. Provate ad immaginare dalla vostra posizione che alle mie spalle ci sia una rosa dei venti, e provate ad immaginare le quattro direttrici, esattamente come, anzi, una bussola più che rosa dei venti, come nord, sud, ovest, est. Scusatemi, noi partiremo dal tempo e la storia, andando poi a parlare di Dio e della religione, per arrivare all'uomo e per chiudere in tutto ciò che ci comprende e ci sta intorno, cioè la natura. Allora, parto dal tempo e la storia. Come intendevano il tempo e la storia la cultura biblica e la cultura classica? Eminenza. Io inizierei però con una considerazione preliminare. L'atteggiamento con cui queste due culture affrontano questi tre temi, questa trilogia. La metodologia è profondamente diversa, diciamo anche il termine più solenne, l'epistemologia è differente. Già nell'esprimere, nel poter descrivere questi tre temi, perché da un lato abbiamo il mondo, chiamiamolo semitico, il mondo di Gerusalemme ebraico, che ama la parabola, ama il simbolo,
ama mostrare, ama rivelare nel gioco doppio che può avere questa parola. Perché da un lato rivelare è svelare, è mostrare il mistero, mostrare sempre, aprire quasi come uno scenario, un sipario, ma dall'altra parte anche potremmo dire velare, rivelare, ricoprire ancora per la seconda volta. Questo è un po' l'atteggiamento mentale dell'uomo della Bibbia, che ama profondamente questa, il ricorso al simbolo, alla visione d'insieme, col suo svelarsi e non velar, e velarsi. O ancora, se volete, ama per esempio tanto la domanda. È tradizione ormai dire che l'ebreo risponde sempre a una domanda con un'altra domanda. Questa è la tradizione giudaica. Difatti, se noi guardiamo, forse voi questo non lo sapete, ma nell'interno dei Vangeli, pur avendo letto i Vangeli, voi non immaginate che ci sono 217 domande di Gesù. Interpella il suo pubblico sempre con una, spesso con una domanda, e 141 che sono rivolte a lui. Per me è fondamentale, ne sono due che dobbiamo ricordare, quindi sempre prima di entrare proprio è vedere come ci, l'approccio che si ha nei confronti dei temi, quello che le due fondamentali che io ritengo che lui fa serpeggiare tra i suoi ascoltatori. Da un lato c'è: ma voi chi dite che io sia? E questo, notate, è l'ultima riga anche di un romanzo, bellissimo peraltro, è stato un mio amico anche, lo ricordo volentieri, Mario Pomilio, il quinto Evangelio. La domanda che continua ad essere riproposta, e dall'altra parte l'altra domanda dopo la crisi cosiddetta di Cafarnao: volete andarvene anche voi? Noi abbiamo un po' la rappresentazione anche della situazione religiosa ai nostri tempi. La domanda è: molti che se ne vanno ormai, perché è troppo duro questo linguaggio. Ma la Bibbia stessa in assoluto comincia anch'essa con una domanda. La Genesi, quella domanda che è: dove sei? Adamo, dove sei? E questo è snidare l'uomo nascosto. Tra l'altro Adamo, come sapete, in ebraico non è un nome proprio, è un nome comune, perché ha l'articolo prima, Adam, cioè colui che ha il colore rossiccio della terra, dell'argilla da cui è stato tratto. La prima domanda. Ecco, per questo credo che dall'altra parte invece il mondo greco ama molto di più l'uso della ragione, del sillogismo, se si vuole, semplificando, ma questo sarà lui più che lo dirà, e quindi anche è più l'orizzonte nostro nel quale vediamo la dimostrazione. L'Oriente, la vicino Oriente mostra, invece il mondo greco dimostra, che è diverso, anche se devo dire che pure il mondo greco soprattutto, ma non solo, che ama molto anche il simbolo. Platone, come si fa? Se deve parlare della verità, Platone, Fedro, che cosa fa? Ci mette su un cocchio, due cavalli, corriamo insieme nella pianura della verità, scoprendo sempre nuovi orizzonti. E guardate che sotto questa parabola c'è uno dei temi più complessi, il rapporto tra, e sarebbe bellissimo, io sto divagando adesso, il rapporto tra oggettività e soggettività della verità. Perché Platone, nella grande tradizione, che sarà anche la tradizione biblica per questo, bisogna dire, riconosce che la verità è oggettiva, è la pianura, e io la conquisto. Per cui l'apologia di Socrate, è vero, una vita, se si deve tradurre così, qui è lui che deve tradurre, una vita senza ricerca non merita di essere vissuta. La soggettività della verità è l'acquisizione della verità, che diventa mia, diventa carne, ossa, esperienza interiore.
ma dall'altra parte è esterna a me, ha in sé un'oggettività, cosa che, e qui non entriamo nella cultura contemporanea, che invece ha spostato tutto l'asse verso la soggettività. Ecco, questa è un po' una grande premessa, per cui così lascio a lui parlare invece della storia e poi io riprenderò il tema sulla storia. Grazie, grazie Eminenza. Professore. Sì, riprendo un attimo, anch'io come permesso quello che ha detto l'amico cardinale, sostanzialmente andando così, semplificando a gran giornate, il mondo ebraico così mostra, il mondo greco, il mondo classico dimostra il logos, questo pensiero che abita la parola. Credo però, ecco, noi dovremmo, credo, costantemente essere strabici, vedere i punti di convergenza e divergenza. È vero che se facciamo attenzione ai principi teorici, alla novitas biblico vetero neotestamentare, c'è un ostacolo, una distanza, c'è una frattura, c'è una discontinuità tra Gerusalemme e Atene. D'altra parte, anche perché da una parte c'è la religione del libro, per i classici ci sono i libri, questo è. Però è vero che accanto al discorso dei principi teorici ci sono il discorso dei precetti, c'è la storia, c'è l'etica, c'è, per intenderci, l'ellenismo, quello che Momigliano chiamava il collegium trilingue, e quindi ad un certo punto c'è un'interazione. Quindi per fare questo oggi questo discorso estremamente impegnativo, credo che ci sia richiesto un continuo strabismo, convergenze sul piano storico, letterario, linguistico e divergenze sul piano dei principi assoluti. Per quanto riguarda poi l'ars interrogandi, tema che al cardinale sta molto a cuore, Adamo dove sei, nel segno della domanda, ecco, io direi che questo anche nel mondo classico, il simbolo della filosofia, il grande padre della filosofia, Socrate, era uno stalker interrogante. Lui si aggirava per Atene e a tutti chiedeva: tu cosa fai? Cosa mi dici? Il giorno dopo dice: ma perché mi dici questo se ieri mi hai detto quell'altro? Amava cogliere in contraddizione. Platone dice che era dei nos legin, era terribile nel parlare. Era terribile perché lui. Quindi questo discorso del altro punto, e poi dopo entrerò nel tema di convergenza, ecco, direi accennato e prima il nostro cardinale Adamo, così, polvere di suolo, è vero, e homo in latino va ricondotto a humus, quindi anche qui, ecco. Però qui mi è stata fatta una domanda ben precisa, il tema della storia del tempo. Se pensiamo soprattutto al mondo greco, il mondo greco amava una grande icona, un grande paradigma con cui interpretare il reale, era il grande simbolo del cerchio. Il cerchio è qualcosa di definito, compiuto e perfetto, addirittura veniva definita la figura toteleiota, la figura più perfetta. Erodoto dice che la storia e le vicende storiche sono come un cerchio, e Aristotele dice il tempo stesso sembra essere un ciclo, cronos, kyklos, il tempo è un cerchio. Cosa intendo dire? Che il concetto classico del tempo risponde a questo paradigma, a questa grande icona del cerchio, l'eterno ritorno. I classici, sia greci che latini, incapaci di futuri, di utopia, avevano ancorato i loro ideali al passato, agli inizi. Pensiamo anche a Roma, la Saturniatellus. Che cos'è il grande mito della Saturniatellus, il tempio di Augusto? Cercare la coincidenza tra utopia e storia, ricreare quel grande momento dell'inizio dell'età dell'oro, cui sarebbe subentrata l'età dell'argento, del bronzo. Esiodo dirà la quinta età, la quarta degli eroi e poi del ferro, un grande motivo letterariamente produttivo anche, perché andrà da Esiodo, andrà fino a Vico.
e quindi questo eterno ritorno, tutto ritorna, questa, diciamo, idealizzazione del principio, dell'arché, dell'inizio, e a questo, e riguardo al tempo, tutto si ripete, tutto torna. A questa idealizzazione dell'inizio corrisponde l'assolutizzazione del presente. Il grande precetto era: il passato è sicuro, ancorarsi al passato, il presente è breve, il futuro è dubbio. Cosa mancava? Mancava l'idea di futuro, essere, e quindi l'assolutizzazione del presente, e quindi così spieghiamo noi il Protinus Vivi di Seneca, vivi immediatamente, il Carpe Diem di Orazio, uno di segno stoico, uno di segno epicureo, però tutti e due rispondevano vivere il presente, perché il conta la qualità, non la quantità della vita, il presente equivale all'eternità, vivere il presente perché il futuro è incerto, il futuro ti suscita un pathos. Cosa dicevano gli antichi, i latini della speranza? Il mio Seneca così dice che la spes è fallax, è fallace. La spes è un dulce malum, è un inganno, addirittura alla speranza vengono collegati le due espressioni più negative. Uno, che la spes è d'ira, che è contro natura, perché un pathos ti depriva della apazia, dell'insensibilità e della imperturbabilità, dell'ataraxia, ed è addirittura, dice Orazio, sperare ultramodum e nefas, è un sacrilegio. Quindi l'uomo classico, non a caso, i greci chiamavano gli uomini senetoi, dove c'è la radice del verbo morire, e i latini li chiamavano mortales. L'uomo classico non era un uomo allegro, era solo. Ricordiamoci quello che dice Marguerite Yourcenar, riprendendo Flaubert, tra Cicerone e Marco Aurelio, quando gli dèi non c'erano più e Cristo non ancora, è vissuto l'uomo solo. Che meraviglia. Sì. Potete applaudire voi per me, scusatemi, proprio... così non... Eminenza. No, proprio è l'offerta che viene fatta proprio per realizzare, dopo questa bellissima sintesi sulla visione della storia. E a lui, al mio amico, siamo ormai in contatto da tanti anni, quindi piace molto, lo posso usare adesso, un binomio che io uso spesso. E questo binomio riguarda proprio il tema Atene e Gerusalemme. Da un lato si può considerare, e quello che farò io ora, e poi speriamo dopo invece di adottare l'altro corno del binomio, si può adottare il duello. Il duello, perché sono due visioni diverse. Paolo su questo, quando scrive la prima lettera ai Corinzi, il capitolo primo, dice che c'è da un lato la sofia dei greci e c'è dall'altra parte la moria, che è la stoltezza della croce. Quindi un'antitesi violenta, un duello molto forte. Tertulliano, che dà il titolo al nostro incontro, è appunto che c'è in comune tra Gerusalemme ed Atene, anzi il suo testo completo, grazie, il suo testo completo è: quid ergo Atenis Atene et Hierosolimis, academie et ecclesie, Ereticis et Christianis, quid ergo hanno in comune? Niente, lui rispondeva. In realtà poi vedremo che... Quindi l'elemento del duello è proprio nel concetto di storia. Come è stata descritta, avete sentito, in maniera molto mirabile potremmo dire, che usiamo il simbolo fondamentale, una circolarità. Nell'interno della Bibbia abbiamo, nell'interno della visione ebraico-cristiana, il concetto invece è profondamente diverso, è un concetto direzionale, proiettivo, tant'è vero che lo stesso il passaggio attraverso le varie tappe viene considerato come fecondo per una mente.
meta da raggiungere. Non per nulla, vedete, la Bibbia cristiana si conclude partendo dalla Genesi, o quindi adottando la Genesi ebraica, ma arriva all'Apocalisse, quando c'è la Nuova Gerusalemme. C'è cioè una prospettiva completamente diversa, per cui il Cronos, che è sostanzialmente uguale, noi abbiamo il Cronos che è calcolato dagli orologi atomici di Stuttgart, è uguale ieri, uguale oggi, calcolato con precisione estrema, e invece per il mondo biblico è soprattutto il Kairos, cioè il contenuto di questi eventi che continuamente sboccia. Tant'è vero che nella prima predicazione in assoluto che c'è nel Vangelo di Marco di Gesù, fa soltanto 4 frasi, quindi una predica molto breve, essenziale, comincia la prima frase, il Kairos peplerotai. E peplerotai cosa vuol dire? Giunge, è giunto a pienezza, ma intendiamo bene che è un perfetto. E il perfetto indica una realtà del passato il cui effetto perdura ancora. Quindi capite che questa pienezza continuamente si manifesta ed è in tensione verso, per cui fondamentale, questo è proprio veramente il duello, la diversità, è il futuro. È la speranza, una delle grandi virtù cristiane, nec spene metu, nec metu per invece il mondo classico. E allora in questa prospettiva è chiaro che, per esempio, noi abbiamo una sensibilità molto occidentale. Marx, che è pure di matrice ebraica, introduce una visione della storia che è chiaramente direzionale, progressiva, che sia poi la dittatura del proletariato qualcosa e che sia materialisticamente realizzata, però è in tensione, è in proiezione. C'è però, ecco, e questo vorrei ricordarlo perché è importante, nella Bibbia c'è un'eccezione. C'è un autore sconcertante per molti aspetti, che è Coelet, l'Ecclesiaste, il quale invece adotta, probabilmente su influsso del mondo ellenistico, io credo, è stato uno dei miei, come io, la mia specializzazione è stata soprattutto interessarmi della letteratura sapienziale ebraica, la quale fa qualche eccezione a questa concezione un po' direzionale. E la concezione di Coelet è sapienziale, voglio dire, cioè i miei interessi sono stati Giobbe, i Salmi, il Cantico e Coelet. Ebbene, Coelet ha quella frase che voi tutti sapete, che si dice: non c'è nulla di niente sotto il sole, quello che si è fatto si rifarà. E poi c'è quella bellissima espressione, sempre impressionante: le parole ormai sono tutte logore, nessuno può più usarle, ancora usarle. C'è questa idea, oppure il capitolo terzo, quando rappresenta tutto il mondo, e qui ritorno all'immagine che Paola Saluzzi all'inizio ha usato, quello dei 4 punti cardinali. Lui deve rappresentare la storia. Provate a rileggere poi quel testo. Lo ricordate perché per il ritmo c'è un tempo per e un tempo per. Quanti tempi ci sono? Se andate a contarli, sono 28. Perché 28? Beh, 7 è il numero perfetto, 4 è tutta la storia che viene, ed è un ciclo continuo che si ripete, e qui entriamo proprio in questa visione. Questo, per questo dico che non è del tutto, ecco, non possiamo mai del tutto, e già lo faceva balenare anche il professor Dionisi, faceva balenare, non si può del tutto, io già prima dicevo che è vero, usano il sillogismo, l'astrazione, però
Platone usa il simbolo. Non si può mai distinguere, però esiste certamente una faglia divisoria. Fin qui il duello. Il duetto lo vedremo dopo. Cioè io vorrei parlare anche di duetto tra i due. Il nostro discorso andrà poi sui temi che seguiranno. Dunque, 7x4, 28. Allora, nel frattempo è meraviglioso quando si fa questo, non posso chiamarlo lavoro, ma si ha questo privilegio, sbirciare gli appunti. È una cosa meravigliosa, no? Gli appunti, i fogli scritti a matita, il quaderno scritto con la penna. Prima doveva farmi una dedica, gli ho dato la penna, ma ha detto uso la mia. Ovviamente uomo molto preciso. E la sapienza che chiaramente così guida questo incontro. Dio, la religione, ovvero la dimensione verticale. Sul Sole 24 Ore, mi sono pure portata gli occhiali, ma del 26 novembre scorso è uscita una cosa meravigliosa a firma del professor Dionigi e del cardinal Gianfranco Ravasi, e c'è questa citazione di Orazio, di Seneca, che ti fanno tornare voglia di tornare la voglia di tornare a scuola. Lettera 95, Seneca: nostro dovere è porgere la mano al naufrago, scrive Seneca, indicare la via a chi l'ha smarrita, dividere il pane con chi ha fame. Noi siamo le membra di un grande corpo e la natura ci ha generati parenti e socievoli, vincolati da obblighi reciproci. Benissimo, questa era per aprire, visto che parliamo di Seneca, visto che continuiamo a parlare di questo duello, duetto Gerusalemme-Atene. Punti in comunanza ce ne sono? Più degli inconciliabili, professore? Dunque, la quando parliamo di qui dobbiamo distinguere il discorso teologico dal discorso storico, perché sostanzialmente nel mondo classico siamo di fronte al politeismo, e nel mondo biblico vetero neotestamentario siamo di fronte al monoteismo, e questo è uno spartiacque ineludibile. Se pensiamo ai noi greci, ai romani soprattutto, avevano questa teologia tripartite, vero? C'era la teologia mitica, la antropomorfica, vero? Erano più gli dei che assomigliavano agli uomini che non viceversa. C'era la teologia naturale, naturalistica, vero? La teologia cosmica. E poi c'era soprattutto a Roma anche la teologia, la religione politica, questa religione come instrumentum regni, come instrumentum regni. C'è un autore che fa un passo in avanti, soprattutto Seneca, il già citato Seneca. Però ecco, quali sono i punti di contatto, i punti di convergenza, i punti di divergenza? Ecco, io amo semplificare forse dicendo che da una parte abbiamo la rivelazione e dall'altra abbiamo la religione. Uno è un movimento, quello della rivelazione discendente, e l'altro, quello della religione, è un movimento ascendente. Quando parliamo ad esempio del Dio senecano, Seneca ne parla nell'epistola, parla del Dio quid Deus incertum est, è un Dio ignoto, è il Dio di cui parla, è il Dio di cui abbiamo traccia anche negli Atti degli Apostoli. Quello biblico è un Dio noto, quello invece, poi qui dirà meglio di me il cardinale, il Dio pagano è un Dio ignoto, è un Dio che è modello del Sapiens. Nella classicità, pensiamo a Seneca, al mio Seneca, c'è un assalto al cielo. Seneca osa dire che il Sapiens è come Dio, addirittura è superiore a Dio, perché a differenza di Dio può anche soffrire. Tutto il contrario dell'altra prospettiva di cui il cardinale è maestro. Cioè, il Dio pagano è un Dio che non soffre, è apazzes,
quello cristiano sappiamo bene che è un Deus Patiens. Nel paganesimo c'è un assalto al cielo, c'è un assomigliare a Dio, c'è un omoios sto Zeo. Il discorso dell'incarnazione è tutto l'opposto, è tutto l'opposto, c'è un Deus Patiens. Nel paganesimo abbiamo l'uomo che cerca Dio, se capisco bene, e mi correggerai tu, là è Dio che cerca l'uomo. Adamo, dove sei? E allora io credo che ci sia tutta la distanza che c'è tra la religione e la rivelazione. Semplifico, vado a gran giornate. Nel mondo classico è l'uomo che crea Dio. Pensiamo alla religione romana come instrumentum regni. Nel discorso biblico, vetro neotestamentario, è l'uomo che crea Dio e poi si assomiglierà, è Dio che crea l'uomo e assomiglierà, avrà questo moiosis tozeo all'uomo. Questo è, io credo che sia questa la grande, il grande spartiacque. Poi ho un dubbio che poi pongo qui e lascio subito la parola. A me colpisce una pagina, caro amico Gianfranco, una pagina di Brodsky. Brodsky dice: io non capisco perché ad un certo punto c'è stata questa divisione tra il politeismo pagano e il monoteismo ebraico e cristiano. Questa capacità, lui dice, metafisica dell'uomo di tenere tutto unito, perché ciò che poteva essere tenuto assieme è stato separato. Questa domanda, come mai il Dio biblico ha cacciato il Dio dei templi, ha cacciato il Dio dei templi, però quella domanda è rimasta ugualmente. È stato cacciato dal cristianesimo, dalla Bibbia, gli dei pagani, però non per questo sono scomparsi. Io da un punto di vista interpretativo sono più affezionato alla discontinuità, che non hanno nulla in comune Gerusalemme e Atene, però ecco, questa domanda di Brodsky mi ha colpito, insomma. Perché quello che poteva essere unito è stato separato, perché non potevano essere tenuti assieme entrambi? Beh, questa è una... ritorna ancora il discorso tra duello e duetto in questo caso. Io vorrei allora un po' introdurre anche una dimensione minima di duetto, riconoscendo comunque che quanto ha detto il professor Ivano Dionigi è certamente indiscutibile, fa notare la tensione. Però cominciamo un po' a vedere come viene presentato Dio nell'interno di quella pagina fondamentale in cui si ha una sorta di autodefinizione divina, ed è nel roveto ardente. Il roveto ardente è Eye Asher Eye. Io sono colui che sono. Naturalmente la lettura metafisica non è la lettura, perché qui entreremmo allora nell'interpretazione che è stata data nei secoli cristiani, soprattutto usando questa frase per indicare che quindi c'è una sintonia, il Dio essere perfetto, aristotelico, l'essere immobile, non creato, che crea però che muove. Dante però aggiunge subito, perché riflette questa cosa, però che non moto, che muove, però lui aggiunge con amore. E qui introduce allora l'elemento fondamentale di quella frase, che è l'io. Io sono colui. L'elemento fondamentale è io, è la personalità di Dio. E allora qui questa oggettività metafisica viene naturalmente profondamente mutata. E qui si comincia a camminare verso quel punto terminale che è stato ricordato, che è il punto terminale del cristianesimo. Il Dio che è sicuramente trascendente, il Dio che ha questo
io profondo che però è superiore, però al tempo stesso è pur sempre persona. Ecco l'antropomorfismo. Ecco che per esempio di Dio si assegnano tutte le caratteristiche che sono anche umane. Dio ha i piedi, Dio ha le mani, ha il braccio, ha persino il naso, perché l'ira di Dio, si dice in ebraico, è af, che è una forma onomatopeica per indicare lo sbuffare delle narici. Af, l'ira di Dio, quindi. C'è questo aspetto allora del riuscire a introdurre qualcosa che è assolutamente molto più intenso, però vedete che occhieggia un po' anche al mondo, che non esclude completamente il mondo pagano, però questo aspetto viene ininterrottamente sottolineato e il Dio alla fine diventa il Dio cristiano, che è un Dio patetico, cioè nel senso che è colpito dal pathos. E questa introduzione, per esempio questa rappresentazione, i Vangeli come sono stati costruiti? Da un punto di vista strutturale sono un po' sconcertanti, perché le vite degli eroi riservavano alla morte, alla fine, poco, con una maniera epifanica, trionfale, finale. Ascensione al cielo, che c'è anche. Ma l'equilibrio qual è? I racconti della passione sono molto più lunghi e sono, dal punto di vista del pathos, sono esagerati. E la rappresentazione della carnalità di Cristo. Provate a pensare, per esempio, è lì sotto le fronde del giardino degli ulivi e dice: Padre, se è possibile, passi da me questo calice, che detto in maniera più volgare vuol dire: io ho paura di morire, non voglio il calice della morte, poi dopo lo accetto. Poi va un po' più in avanti, il tradimento degli amici, la solitudine, altra grande malattia dell'uomo. E ancora, andiamo un po' più avanti, la tortura fisica. E anche questa è un'altra componente che profondamente lo rende fratello dell'umanità. La tortura e poi le ferite. E poi sale sulla croce. E sulla croce c'è qualcosa che non avrebbero, insomma, gli evangelisti volentieri ricordato, se non fosse in qualche modo nella memoria storica. Quando lui grida, tant'è vero che lo confondono quelli che sono sotto e credono che invochi Elia perché era il patrono dei morenti, invece in realtà lui dice proprio quel salmo, il salmo 22: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ed è il silenzio di Dio. Non è, gli esegeti dimostrano che non è la disperazione, perché quando si cita l'inizio di un salmo lo si cita tutto, e questo salmo inizia come una lamentazione terribile e finisce con un Tedeum, un Magnificat quasi. Però è indubbio che lui sente il silenzio del Padre. Ma ancora, Matteo e Marco, che raccontano la fine di Cristo, lo rappresentano come una cattiva, una brutta morte. E lanciato un forte urlo, spirò. Cioè il cristianesimo tende a non materializzare, non ridurre la divinità semplicemente all'orizzonte umano, però lo incarna. Dio, nella visione cristiana, non è soltanto l'imperatore impassibile che sta nel cielo dorato della sua trascendenza. Lo si riconosce la trascendenza. Il Logos, Giovanni 1 è capitale da questo punto di vista. Il Logos, che è prima, che ha creato tutte le cose, in principio c'era il Logos, senza del Logos nulla c'era, cioè il creatore, cioè. Però, versetto 14 del prologo di Giovanni, Caio Logos, quindi Logos purissimo, Sarx e Geneto, e Sarx nel linguaggio giovanneo è la storicità, la carnalità.
Ed ecco allora, vedete com'è complessa la concezione della divinità nel mondo cristiano. L'equilibrio delicato, ecco perché tante volte il Cristo è stato trasformato o in questa icona suprema. Entriamo nella cattedrale di Monreale e lo vediamo, ha i segni della passione, ma è di uno splendore tale, tant'è vero che per un gioco ottico, come sapete, in qualsiasi punto sale, lui continua a seguirvi, l'onnipotente, il Pantocrator. Però al tempo stesso è colui che condivide, come abbiamo detto prima, tutta la carnalità, la miseria dell'umanità. E questo equilibrio che cosa ha fatto? Ha fatto sì che esista quest'arte così, ma esista poi, non so, il Cristo rivoluzionario, il Cristo che è semplicemente grande maestro di vita, concreto e così via. Ecco perché proprio siamo su un crinale. E io penso, e concludo, che abbia ragione su questo un filosofo alessandrino importante, contemporaneo di Paolo, Filone, quando lui scrive che il sapiente, ecco questo anche saper giudicare bene quando si deve fare teologia. Teologia, tra l'altro, è una parola inventata da Platone, no? Teologia. E sapere, bisogna essere persone methorios, che vuol dire stare sulla frontiera. Qui Ivano è bravissimo, ha scritto delle cose molto belle, a me piace, sulla differenza tra limen e limes in latino, eh? Ecco, lì proprio credo che parlare dell'incarnazione voglia dire essere così. Io vorrei... Qui credo proprio che tra Gerusalemme e Atene ci sia un abisso proprio. Da una parte appunto c'è il Dio pagano, è un Deus apatzes, è un Dio impatiens che non soffre. Qua abbiamo un Deus patiens ed è un Dio personale. Seneca nell'Epistola 41 fa un passo in avanti, arriva, dice Dio è vicino a te, è con te, dentro di te. Prope te cum est, intus est. Però quel Dio, quis Deus incertum est. Quale Dio sia, non ha un volto, non ha un nome. L'anonimato rispetto al Dio personale. Questo è... Infatti San Paolo dirà, parlerà del... loro Dio di pagani, Zeus Agnostos, il monumento al Dio ignoto, non aveva un nome, ecco. Allora a me viene in mente Agostino. Agostino riassume bene proprio la novità, la novitas cristiana rispetto al paganesimo. Dice: che cos'è? Dimmi uomo cosa ti fa felice. Dic quid facet hominem beatum. Dic Epicuree, dimmelo Epicureo. L'Epicureo risponde voluptas, il piacere. Dic Stoiche, dimmi o Stoico, che cos'è che fa la felicità? La voluntas. Il saggio Stoico che tenta un assalto al cielo, vuole assomigliare a Dio. Addirittura il saggio Stoico è superiore a Dio, dice Seneca, perché a differenza di Dio può anche soffrire. Dic cristiane, quid facit homum beato, dimmi o cristiano, l'epicureo la voluptas, il piacere, lo stoica la voluntas, dimmi o cristiano che cos'è, donum Dei, la grazia. Quindi mentre nello stoicismo c'è un assalto al cielo, qua c'è una discesa dal cielo proprio, mentre, semplificando, andando a slogan proprio, mentre nel paganesimo, soprattutto nello stoicismo, che erediterà tutte le tradizioni in una grande forma anche sincretistica, diciamo nella cultura pagana classica, il saggio cerca di assomigliare a Dio, già da Platone c'è questo modello, omoiosi sto zeo. Nel cristianesimo con l'incarnazione c'è l'omoiosi sto anthropo, assomigliare all'uomo. Ma queste parole di Seneca,
questa domanda gliela faccio fuori scaletta, no? Non è nostro dovere porgere la mano al naufrago, indicare la via? È uno dei motivi per cui Seneca poi lo si adora letteralmente, però sono parole che pesano. Esatto, delle... Sì, beh certo, questa cos'è, la lettera 95, vero? Ah, Lucilio. Qui entriamo già, potremmo però per questa via entrare nel terzo tema che era stato proposto, quello dell'antropologia e dell'etica anche. Beh, prima di tutto dobbiamo dire che se si vuole adesso entriamo sempre di più nel duetto eventualmente. Il duetto, io credo, qui in questo caso confesso una cosa anche personale. Io tendenzialmente, quelli che mi conoscono lo sanno, a partire da Ivano, io ho adottato di più qualche volta, magari anche con qualche rischio, ho adottato di più sempre nella cultura contemporanea più l'idea del duetto. Io sono convinto, da amante anche della musica, che il duetto sia un esempio, quando è veramente praticato a livello poi di esercizio dialogico, sia veramente la forma migliore per vivere. Il duetto che caratteristica ha? Voi tutti lo sapete. Supponiamone uno, adesso non cito in maniera particolare, sarebbe da ascoltare. Può essere un duetto frequente, tra l'altro, tra il soprano e il basso. Sono le due voci antitetiche di loro natura. Come si costruisce un duetto dal punto di vista musicale con queste due voci? È facile, se sono due soprani insieme si capisce. No, lo si costruisce in modo tale, questo chi sa musica lo sa bene questo, che il basso conserva la sua sonorità, non fa il falsetto, e il soprano non scende di un'ottava, conserva la sua, eppure tra di loro sono in armonia. E questa è la cosa più difficile, certo, da fare. Per questo io dico, cerco di capire l'altro. Ecco, e questo è un po' il discorso che riguarda la classicità. L'altro è diverso. Prima Ivano ha fatto, Dionigi ha fatto, ha rappresentato anche in maniera, direi, cristallina proprio, la diversità anche. Però ininterrottamente si intravedeva la possibilità di un confronto. La possibilità anche di una sintonia talora, che non è sintonia globale. E la bellezza, secondo me, è proprio questo, che rimane il duetto, che non rimane una armonia, la stessa sinfonia non vuol dire che tutte le voci sono uguali. E questo capite adesso, pensiamo adesso nel problema del dialogo interculturale, del dialogo interreligioso. La tentazione è quella che gli altri devono, il fondamentalismo è caratteristico, i due estremi quali sono? Il fondamentalismo che ritiene, dobbiamo avere una voce tutti uguali, e il sincretismo, l'indifferenza attuale, beh che c'è un grigiore per cui le voci fanno una cosa di fondo, e no, ognuno deve avere la sua voce, però questa voce non deve essere mai aggressiva. Ecco, in questo senso, e ritorniamo allora a Seneca, a questa domanda, Seneca ha espresso certamente una visione, e qui il maestro è lui, che è diversa da quella cristiana, abbiamo già sentito alcuni, però ci sono dei punti in cui la simbiosi si crea, la sintonia si crea. Tant'è vero che al punto tale si è arrivati, adesso questa frase che è stata citata da Paola è veramente emblematica, ma o quella prima citata sulla presenza del Dio in noi, sembra di sentire Agostino per certi aspetti, eh? E però al tempo stesso è stato tale questa cosa che si è arrivati al punto di creare un epistolario apocrifo tra Paolo e Seneca, e anzi si arriva al punto che Girolamo è convinto che Seneca sia santo, quasi come fa santo, un apologeta, quindi un difensore della fede.
come è, come può essere Giustino, arriva a un certo momento a dire che tutti coloro che hanno vissuto secondo il Logos, pur essendo atei, dice, invece non lo era, ma per noi, per il cristiano e non atei, costoro sono però santi. E ne cita due, uno si potrebbe anche riconoscere, ma l'altro francamente lui cita Socrate ed Eraclito. Siamo proprio nella diversità, quindi ecco quante, anche in questo caso adesso volevo soltanto sottolineare la complessità quando si fanno questi confronti. Sì, questo anche come curiosità, questo epistolario appunto che tu dicevi di Seneca e Paolo, proprio non è vero, è un falso, però è molto istruttivo questo. E come è nato questo? È nato anche, è stato alimentato dal fatto che il fratello di Seneca, Gallione, è vero, gli si sono presentati a Corinto e gli hanno detto: oh, dice, qui c'è questo, questo signore, c'è Paolo che predica queste cose strane, e Gallione, fratello di Seneca, dice: ma è una questione di nomi, questa è una questione di legge, vedetevela voi, e li ha mandati via. Ecco, questo di Seneca, di questo Seneca cristiano e convertito al cristianesimo, perché è un Seneca che dice, ha un triplice precetto: bisogna porgere la mano a un naufrago, bisogna indicare la via all'errante, condividere il pane con chi è affamato. Certo che sembra un, però è lo stesso Seneca il quale inventa Dio, si crea un Dio su sua misura, ecco, è un simbolo Dio per il saggio a cui deve assomigliare, non è il Dio dell'incarnazione, è un Dio completamente è un Dio che lui crea, ecco, questo è il grande, è la grande invenzione di Seneca, questo saggio è un grande ideale del sapiens, ecco, questo è il saggio stoico, e quindi questa curiosità poi di Seneca convertito al cristianesimo, è vero, questo per cui ha attecchito molto, ma direi che anche qui io credo che Seneca arrivi al punto massimo di vicinanza, proprio Dio è vicino a te, è con te e dentro di te, però quis Deus est incertum est, è un Dio anonimo e impersonale. Diciamo che Seneca era una brava persona, mettiamola in termini molto sintetici. Adesso dire, cara Paolo, che era una brava persona, ecco, è stato accusato di usura, è stato accusato delle cose più infami. Ecco, vengo smentita clamorosamente. Anche alla fine della vita. La prossima volta sto zitta in mezzo a questi Agostino, due giganti. Agostino, ecco, lo trafiggerà a morte, dirà: tu hai predicato bene, ma hai razzolato male. Infatti gli amici, ecco, bene. Come l'ho detta, perché dichiaro, insomma, tutti noi credo abbiamo i nostri innamoramenti scolastici, no? E Seneca e Orazio erano due cose che cullavano non solo il piacere ma la bellezza. Ho detto che fosse una brava persona sbagliando. Bene, andiamo. Prestava soldi a tassi altissimi. Ma che un uomo orrendo! Era un grande usurario. Un uomo orrendo, non lo leggete più! No. Ma mettiamola, adesso le lettere a Lucilio diventano improvvisamente un elemento. Era un vero uomo perché era pieno di contraddizioni. Oh, ecco, grazie professore, grazie. Applauso. Salvata in corner. Allora, restiamo ancora sull'uomo. Intanto controllo l'orologio, 11:58, ma andiamo, stiamo procedendo, anzi nel migliore dei modi, abbiamo tutto il tempo dalla nostra. L'uomo, ovvero la dimensione orizzontale. No. Beh, sì, penso che valga la pena, no? Oggi è una giornata fortunata, stiamo ascoltando tutto questo. Allora, l'uomo, Eminenza, mi permetta di ripartire da lei, l'uomo di Gerusalemme e l'uomo di Atene, l'uomo nella,
nell'arrivare alla morte con in mezzo la vita, e l'uomo che invece impara che noi nasciamo non per morire, ma moriamo per vivere. Questa è la grande distanza. Duello o duetto anche in questo caso? Ma io continuo sempre con questo esercizio dello stare sul crinale, di stare sulla frontiera, perché anche su questo tema, beh, prima di tutto, ecco, se dobbiamo parlare dell'antropologia biblica, è una questione molto complessa, molto ricca, perché noi siamo eredi, soprattutto, devo dire, molto più di quella classica, rispetto a quella classica, siamo eredi di quella biblica. Anche la cultura laica contemporanea, perché io vi ricordo solo due elementi. Prendiamo il capitolo secondo della Genesi. Qual è la definizione di questo a Adam, che vuol dire l'uomo, è l'apostrofo U con la U maiuscola, l'umanità? Qual è la caratteristica fondamentale? Due, secondo me, sono le caratteristiche. Primo, la relazione. Vedete, noi siamo, così come è rappresentato, ed è vero anche nell'esperienza che abbiamo, verticalmente protesi verso l'alto. Naturalmente in una visione religiosa noi riceviamo dall'alto la vita, riceviamo probabilmente anche la coscienza, c'è un'espressione che è difficile da tradurre bene, comunque dentro di noi la capacità di distinguere tra bene e male, insomma, comunque c'è una verticalità ascensionale. Laicamente, se volete, è quel senso un po' del mistero, siamo nell'interno dell'universo, l'interrogarsi sull'oltre e sull'altro. Adesso pensiamo adesso poi che si è arrivati al punto di affermare il multiverso, non solo l'universo, quindi sempre. Poi però l'uomo contemporaneamente, l'umanità, guarda verso, discensionalmente verso il basso, ha un'altra relazione. Qual è l'altra relazione? È con la materia, da cui è stato tratto, tra l'altro, col quale ha legame. Dare il nome agli animali. Io mi ricordo quando cominciavo a imparare un po' il geroglifico, quel poco che si studiava per indispensabile, e si studiava il papiro Anastasi. Questo papiro è un papiro scientifico. Che cos'è? È una lista di nomi di cose, di realtà materiali. Il nome dato dall'uomo, l'uomo dà il nome agli animali, alle cose. E le cose esistono perché hanno un nome dato dall'uomo. Walter Benjamin su questo dice, ha una riflessione molto suggestiva. Quindi la relazione con coltivare e custodire, l'homo technicus, l'uomo lavoratore, quindi l'uomo religioso, se volete, o l'uomo del mistero. Ma giunto alla sera di queste due relazioni fondamentali, l'uomo è incompleto. La Bibbia lo dice esplicitamente in quella pagina. L'uomo è triste. Perché? Perché gli manca la relazione orizzontale, un aiuto che, la traduzione, che gli corrisponda. In ebraico abbiamo un aiuto kenegdo, che letteralmente vuol dire come davanti a lui. Vedete, come gli occhi negli occhi. Ha bisogno, cioè, di avere, per avere l'ominizzazione piena, ha bisogno di avere questo legame con l'altro simile. Ecco allora tutta quella retorica antifemminista che è stata fatta sulla costola. In realtà in ebraico il termine che si usa è lato. E quindi in sumerico poi costa T vuol dire la vita, quindi il parallelo hai bisogno per essere più. Non ti basta Dio, non ti basta la materia, devi avere anche la donna o l'uomo che tu ami. E questo finalmente si è. Questa è la prima dimensione, la relazione. Questo c'è anche nel mondo classico, indubbiamente. Però in questa maniera così completa, con questa consapevolezza che c'è in noi,
questa possibilità di realizzare, vedete, di aprirci al mondo. La grande malattia nell'uomo biblico è l'autismo spirituale, l'essere chiusi in se stesso. È la relazione che, difatti, vedete, relazione che poi gronda sangue anche, come ben sappiamo. L'altro elemento che è fondamentale è questa creatura, questo Adam, è posto solo, solitario, all'ombra di un albero che non è nella tassonomia botanica. Questo albero è l'albero della conoscenza del bene e del male, è l'albero dell'etica, come ovvio, i due estremi, bene e male. Che cosa vuol dire questo? Che lui può prendere il frutto, strapparlo, oppure riceverlo in dono. Vedete la scelta, o decidi tu ciò che è bene e ciò che è male, strappi, ed è scelta che fa l'uomo con la sua libertà, oppure tu lo ricevi e lo pratichi. Naturalmente non sei solo in qui, e qui entra tutta la questione del satanico, la questione della grazia, che adesso noi non affrontiamo. Secondo elemento, allora, qual è che è fondamentale? È la libertà. L'uomo è arbitro. Dio non ha voluto creare una, avere una creatura che sia simile alle stelle, che obbediscono a leggi meccaniche fisse. L'uomo è la realtà, la presenza, la creatura che può opporsi a Dio stesso. Ecco la famosa teoria di cui si dice sempre lo Tzimtzum, quello della tradizione giudaica, del ritirarsi di Dio. Come diceva Hölderlin, quando, come fa Dio a creare la natura, ma anche l'uomo? Fa come gli oceani, che si ritirano per lasciare spazio ai continenti. Ecco, in questa luce abbiamo una visione. E a questo punto, però, adesso io ho parlato già troppo definendo la figura umana, non voglio entrare in quella dimensione che però è importante, quella che è stata evocata da Paola Saluzzi, che è veramente, che è quel tema lì, è l'oltre, oltre questa vita, oltre questo orizzonte noi abbiamo, e nella Bibbia, come sappiamo, questo lo diremo dopo. Grazie Eminenza. Ci ascoltano con la massima attenzione. Professor Dionigi. Sì, qui entriamo nel discorso proprio della concezione dell'uomo, della definizione dell'uomo, del limite proprio. La prima questione è quella della morte, l'altra è quella del male. La morte era la magna questio, questa magna questio che secondo i classici era secundum naturam. Un gelido Seneca dirà come, per consolare una madre della morte del figlio, come cadono le foglie, così cadono i figli. Agostino invece dice che la mors ha qualcosa di aspre, di contro natura. Questo è la grande. Per i classici, morte e fine erano dei nomi falsi per indicare il capovolgimento, il cambiamento della natura e di tutte le cose proprio. I classici, questo è il tema, hanno rimosso, a me i classici convincono su tutto, non su questo problema, perché loro non hanno risolto, ma hanno rimosso il problema della morte. Io sto con Agostino. Agostino dice: mors habet aliquid asperum et contra naturam. La morte ha qualcosa di aspro e contro natura, anche perché all'anonimato classico della domanda sostanzialistica quid est homo, Agostino fa subentrare un altro: tu chi sei? L'individuo, il singolo. C'è una bella differenza tra porsi le domande teoretiche, che cos'è l'uomo, e quindi andiamo alla metafisica, oppure tu chi sei? Perché al fin dei conti ci interessa questo. Questo è un primo discorso proprio, non tanto va bene quid est homo, ma tu qui sei, tu, qual è il tuo destino? Di fronte al mondo classico che dice che morire secundum naturam, come cadono le foglie, Seneca per consolare la madre della morte di un figlio,
cadono i figli come cadono le foglie, non mi pare una grande consolazione. Ecco, mi pare proprio. Sì, cerchiamo di togliergli l'aureola, ecco, no, diciamo così. Ecco, il discorso, uno è questo discorso proprio della morte, che era intrinseco ai classici, perché i latini, gli uomini, li chiamavano mortales. E quindi ci sarà un motivo proprio questo. E per cui morte e vita per loro erano falsi nomi così di cambiamento, perché tutto era anonimato proprio, tutto ecco, la mors universorum di tutte le cose, non c'era un concetto personale e relazionale come sarà il discorso biblico vetero e neotestamentario. L'altro è il discorso del male, questo grande labirinto. Diceva Spinoza che sono due i labirinti, è vero, e uno è questo qui, questo grande labirinto proprio del... E Seneca di fronte al male cosa dice? Che lui cerca di giustificare Dio, dice causam deorum, adesso difenderò gli dèi. Invece lui qui trucca le carte, lui non affronta il problema di chi è la... perché il male, eh? Lui non affronta il problema di chi è l'autore del male. Lui, ecco, diciamo così, in parole difficili, confonde la causa finale con quell'efficiente. Per Seneca l'importante è come sopportare il male, lui assolve la divinità. Invece credo che il problema di Giobbe, il problema del cristianesimo, il problema è che rapporto c'è tra Dio, noi e il male. Questo, e qui i classici sfuggono, il problema viene rimosso qui dal mio Seneca. Questo io credo che sia... Chi è l'autore del male? Qui viene chiamato, deve essere chiamato per forza in causa con Giobbe e Dio, credo, su questo tema. Questo credo che sia il grande... Il problema del male, credo, che va incardinato proprio in un problema teologico e non con la via di uscita che ha Seneca. Seneca dice l'importante è il comodo, come tu lo sopporti. Per cui lui proprio ha questa... idea quasi divinizzata del sapiens, proprio il comodo tu e il come conta, ma il problema è perché c'è il male. Questa è una domanda a cui i miei classici non hanno saputo rispondere, per questo la grande polemica di Seneca anche contro il suicidio. I classici, il Seneca, trovano rifugio nel suicidio perché è l'ultimo exitus, è l'ultima via di uscita. Agostino dice: se tu avessi veramente la virtus della pazienza, della capacità di sopportazione, avresti sopportato la vita, la sofferenza, il fatto che tu ti suicidi, questa è la prova della vostra vigliaccheria. Se tu fossi davvero patient, capace di soffrire, affronteresti la vita. Per questo, ecco, Agostino, ecco, toglie un po' la mano, affronta il problema del male su chi è l'autore del male, non come tu lo sopporti. Quella è una via di uscita laterale, perché nella visione stoica il classico, il sapiens, è come Dio, anzi è superiore a Dio, perché a differenza di Dio può anche soffrire. Beh, insomma... No, e riprendere naturalmente due temi di questo genere, voi riuscite a comprendere bene la morte o l'oltre morte e il male, vorrebbe dire in pratica, pensiamo che cos'è. Io penso che le scritture tutte ebraico-cristiane, il grande codice della nostra cultura attorno a questi elementi è fondamentale, ma pensiamo anche che cos'è tutta la storia della letteratura, per esempio. Senza l'interrogarsi sul tema del male, lasciamo stare la morte, in quel caso sarebbe Dante, cadrebbe, Dostoevsky morirebbe subito senza il male, senza il tema del male. Qui sono due temi di una rilevanza. Io allora vorrei soltanto fare due cenni per tutte e due, solo due cenni sulla base della provocazione che... anche per cercare sempre di non perdere del tutto il duetto. Io sono più tagliato. Sì, è vero, tu hai amato, ma è vero, cioè non è fondato. Per quanto riguarda il morire,
Beh, insomma, teniamo presente che nell'interno di pagine e pagine della Bibbia l'oltrevita è lo Sheol, come si dice, cioè questo orizzonte pallido, incolore, senza voce, dove in pratica si estingue quasi la presenza della persona, rimane qualcosa come di un ectoplasma. Tant'è vero che si grida, non i morti ti lodano, Signore, dice il re Ezechia quando è guarito, ma noi, i viventi, cioè è la vita che ti può lodare, non questi che sono morti. Quindi c'è anche questo dubbio, questo aspetto oscuro, che non abbandona neppure del tutto, se si vuole, il cristianesimo, se è vero che anche Cristo ha paura di morire. Se anche per lui la morte è un incubo, come lo sarà nell'interno, lo ha ricordato Agostino, giustamente. Quindi esiste anche, c'è per esempio, adesso cito, prendo Girolamo. Girolamo è un esempio tipico del duello. Lui parte, l'epistola 22, quella, la sua famosa lettera a Eustochio, a questa discepola, in cui lui fa il famoso sogno ciceroniano, con la febbre eccetera, Dio gli appare, gli dice tu non sei cristiano ma ciceroniano, e allora lui da quel momento in avanti, io non prenderò più in mano una pagina di un classico, continuerò invece soltanto, falsissimo, perché lui poi continuerà, e anzi se abbiamo le scritture in lingua, in una lingua classica, sia pure la sua trasformata, è proprio il latino suo, ebbene lui traduce, ecco per questo vi dico, un salmo. È vero, nei salmi c'è qualche balenare di qualcos'altro, adesso lo diremo, ma c'è il salmo 90 e io ve lo dico in latino nella traduzione di Gerolamo, perché è veramente affascinante, anche se il testo è semplice. Summa, e lo posso dire perché è anche un po' autobiografico questo, summa annorum nostrorum sunt septuaginta anni, et si validi sumus octoginta, et plerique horum sunt labor et vanitas, nam cito transeunt, et nos avolamus. Fa potente questa, cioè avete capito, passano facilmente, no? Ma un latino così trasparente, no? Dice la somma dei nostri anni sono 70, per i più robusti 80, e la maggior parte è labor et vanitas, fatica e vuoto, e infatti passano velocemente e noi voliamo via, è come evaporiamo. È Salmo 90 questo, esprime, quindi, per cui c'è questa solidarietà. Però non dimentichiamo che esiste anche Platone, e Platone con la sua visione dell'immortalità. È vero, è l'immortalità dell'anima soltanto, però è uno sguardo anche proteso all'oltre, all'altra faccia della vita rispetto a quella rivolta verso di noi, come diceva Rilke. C'è un libro nella Bibbia che non è naturalmente il libro deuterocanonico, però per la Chiesa Cattolica è Bibbia, libro della Sapienza, siamo nel 30 a.C. circa. Questo autore che vive ad Alessandria d'Egitto respira l'atmosfera platonica, respira anche altro perché cita anche altri autori, poi fa capire il sapere tanto. A un certo momento nel capitolo 7 elenca anche tutte le materie che si insegnavano nel museo di Alessandria, cioè il programma di studi dell'università di allora, dicendo che vengono da Dio, dalla sapienza divina, e lui introduce questa atanasia. La loro speranza è piena di immortalità. Elpis auton athanasia spleres. È piena di immortalità. Naturalmente, però, subito, questo sarebbe il duetto perfetto. È un platonico, no?
Perché qual è questa immortalità che lui descrive? Non è la qualità metafisica dell'anima perché è spirituale, vedi Fedone. E se è spirituale non può dividersi, non può scindersi, quindi rimane sempre in sé, metafisicamente permane. No, per lui l'immortalità è l'immortalità beata, è la comunione con Dio, quel Dio che dalle cui mani sei uscito ti raccoglie e ti porta a sé. Vedete sempre come il duello e il duetto si intrecciano tra di loro. Il cristianesimo, e concludo la parte della, sono un po' debordo. Il cristianesimo che cosa ha? E qui ritorniamo a quel discorso di prima. L'idea del Dio che non è soltanto colui che è vicino all'uomo, l'Emanuele che cammina con lui, però è pur sempre Dio. Distacca, no, che diventa uomo. Questa è la sottolineatura del cristiano, che è credente, non credente, questo è un altro discorso, però la visione del... E che cosa fa? Vi ho ricordato prima tutta la gamma della nostra carta d'identità, del dolore, del limite, della morte, che sono, le vive tutte. Però perché c'è il racconto della Pasqua, della risurrezione? Perché lui continua a permanere come Dio, anche quando è sotto il volto e nella carne caduca, nella sarx. Ed ecco allora perché nel cristianesimo si introduce questa... ha attraversato Dio il nostro morire, il nostro dolore, il nostro male, e ha deposto in esso un seme di eternità che sboccia, come sboccia Paolo stesso, Prima Corinzi 15, fa fatica a descriverci, cioè come il seme, l'albero, dopo qui tutta la riflessione teologica complessa, però che c'è la possibilità di questo seme divino che è stato deposto nella carnalità possa fiorire per tutta l'umanità. Ecco il tema della resurrezione. E concludo con una parola soltanto che mi ha provocato Ivano con l'idea di Giobbe. Giobbe qui proprio sarebbe veramente un discorso, si potrebbe fare veramente, io credo, è un capolavoro dell'umanità questo, non soltanto religioso, Giobbe. E beh, Giobbe, a parte il fatto che io sono fermamente convinto, e l'ho cercato di dimostrarlo nel mio commento, un commento lunghissimo fatto a... che non sia il problema di Giobbe, non è il tema del male, non è il tema del dolore, è un libro teologico, è il problema di Dio. Perché è facile dimostrare Dio come continuava a insegnare l'Antico Testamento attraverso la teoria della retribuzione. Se tu sei buono, bravo, Dio ti si presenta, ti salva, eccetera, quindi dimostri Dio facilmente, che è un po' anche il rischio delle cinque vie tomistiche, eh? Dal bene al bene supremo, dal bello al bello supremo. No. Giobbe invece dice, no, proviamo a dimostrare Dio partendo dal male, che è invece la realtà più rilevante. E lì ha attorno gli amici che cercano di dargli le spiegazioni che sono le spiegazioni della teologia classica. E lui dice, no, guardate, queste spiegazioni a me non interessano, sono come dei decotti di malva, dice, che non possono sanarmi. Siete raffazzonatori di menzogne, intonacatori, cioè che nascondono invece il problema nell'interno. E lui dice, e questo è veramente la forza della... E qual è allora la risposta finale, la generosità? Lui dice, no, io voglio incriminare l'Onnipotente, è lui l'unico che deve cercare di spiegarmi perché esiste questo male. E guardate che questo è il grido che dicono tanti, La bestemmia ha sotto questo. Lutero su questo veramente è stato straordinario, quando proprio parlando, commentando Giobbe, dice
Dio gradisce di più la bestemmia dell'uomo disperato che non le lodi compassate del borghese pensante la domenica mattina nel culto. E non ha tutti i torti su questo, cioè questa incriminare sì. Dio è lui che deve, e lui è alla fine Dio e interviene, qui, ma questo diciamo sospeso lo diremo una prossima volta. E qui c'è l'abisso, c'è un'idea per un prossimo incontro. E qui c'è l'abisso dal mondo classico, perché il mondo classico riconduceva tutto al sapiens, invece è Dio che va interrogato. E questo è il problema. Esatto. Dio che va interrogato. No, proprio questo. Questo è uno dei discriminanti. Ma la classicità aveva sostituito a Dio il sapiens, questo è il tema. Questa assolutizzazione. Io lo lascio dire perché il sapiens. Non voglio difendere la mia. Ma è perché vero. Il sapiens per i classici grande, era addirittura superiore a Dio, perché a differenza di Dio poteva anche soffrire. E questa è la grande presunzione. Che è un po' l'umanesimo. È la grande solitudine poi dei classici. Questa è la grande solitudine. Che è la grande scelta dell'umanesimo ateo, anche ateo, se si vuole. Che è nobile, io ho sempre duetto, non voglio assolutamente giudicarlo. Per cui la via d'uscita, patet exitus, per sé sarà il suicidio. E se vogliamo, adesso solo per dire una... Io non spiego che cosa risponde... Dio, tra l'altro, è curioso su questo. Dio non dà una... Quando decide di entrare in causa, Dio, continuamente sfidato, Giobbe arriva la bestemmia persino. A un certo momento dice, ma tu sei come un generale trionfatore che sfonda il cranio. Tu sei un arciere sadico che punta ai miei organi distruggendo. Tu sei come un leopardo che affila gli occhi su di me per divorarmi. Quindi lo accusa di essere un mostro. E alla fine gli amici sono convinti che Dio intervenga, ma per bruciare, per annientare questo blasfemo. E invece Dio, se andate a vedere i capitoli 38-39, poi c'è 40-41, sono due discorsi, Dio come risponde? E questa è la cosa curiosa. Risponde con 16 domande rivolte a Giobbe. 16, 4x4. È il Dio personale. È il Dio personale che però interroga, interpella l'uomo e gli dà una, gli fa capire. Tant'è vero che alla fine Giobbe non dice che ha trovato la soluzione al male, al problema del male. Lui dice, io ti conoscevo per sentito dire, ora i miei occhi ti vedono. E mi rimango qui in polvere e cenere, cioè tu non mi hai risposto, cancellato, me l'hai fatto balenare, e io qui ho detto che il discorso è troppo complesso per dire come glielo fa balenare il senso del male, del dolore nell'interno di un disegno, però lui non è che Dio in pratica, dice Giobbe, non ti libera da ogni male, ti sostiene casomai in ogni male. Il male va incardinato non nell'uomo ma in Dio. Bravo, questo è il tema. Questo è veramente questo quello è che tema. Dovrei Dio dimostrare. Va incardinato perché e qui c'è tutta l'abisso con la sapienza classica che più di così non poteva fare perché ha assolutizzato l'uomo e questo sapiens che è superiore a Dio proprio, viene proiettato. No, vi ringraziamo per la vostra pazienza. Adesso la dico... Continuiamo. La dico nella maniera più semplice e più diretta. Sono meravigliosi. La dico proprio così, sono meravigliosi. Cioè è un privilegio essere qui stamattina, letteralmente un privilegio. Allora, siamo in chiusura, ma non si può concludere senza tutto ciò che ci comprende, come se fosse metaforicamente parlando questo teatro, cioè la natura. E ciò che l'uomo di Gerusalemme e l'uomo di Atene, e guardate che in tutta questa sublime discussione alla quale stiamo assistendo c'è un filo unico che lega, che è l'applicazione pratica al giorno d'oggi di questa lezione, di questo duello che diventa duetto. Ma la natura,
Professore, l'uomo di Atene come gestisce ciò che ha intorno, l'ambiente in cui vive, che è suo? Qui partirei dai tempi più recenti. Noi siamo stati abituati dalla grande rivoluzione di Bacone, per cui la natura non è libera, ma la natura va vessata, tormentata e sollecitata per manifestare i suoi segreti e la sua vera identità. Questa è la visione moderna baconiana. La visione biblica, dirà l'amico Gianfranco e Ravasi, coltivare, custodire, cosa vorrà dire, è la visione classica sulla natura. Ecco, io direi così: una visione strabica, duale, dualistica. Da una parte c'è la considerazione della natura, pensiamo alla fisica di Aristotele, pensiamo alle ricerche sulla natura di Seneca, pensiamo al De Rerum Natura del mio Lucrezio, pensiamo alla storia naturale di Plinio. C'è un'attenzione alla natura, c'è, però nella classicità questa attenzione è minoritaria. Prevalentemente nella classicità, perlomeno negli autori che io conosco, ecco, diciamo, c'è una concezione che privilegia l'aspetto moralistico e religioso della natura, che va conservata e non va violata. Pensate alla spedizione di Giasone, che viola il mondo. Allora il mondo allora erano dissetta i federamundi, il mondo aveva varie parti, e poi quella spedizione contraxit in unum, una sorta di prefigurazione della grande globalizzazione, unificare tutto. E lui ha sostituito le leges note con le leges nove. La terra nova l'ha sostituita alla terra nota, e anche delle nupzie nove, delle nuove nozze. Quindi ha introdotto anche lui questo concetto del novum, la nuova terra, le nove nupzie e le nove leges, che indicano, novus in latino indica rivoluzionario, e invece a Roma c'era il culto del notum. Quindi la conservazione, un'idea religiosa conservativa della natura, cioè una natura da non violare, da rispettare la natura, questo era il grande concetto classico. C'erano Plinio, c'era Lucrezio, c'era stato Aristotele con la fisica, però prevalente quell'altra cultura. In Seneca è strabico, Seneca sia le naturales questiones, fueris curioso, sì curioso, e lì c'è tutta la tradizione aristotelica proprio anche, e poi il Seneca morale, ne fueris curiosus, bada all'interiorità, il vero progresso è quello interiore. Addirittura, ecco, il progresso esteriore, e qui interviene poi il mio Lucrezio che dirà che cosa. Ad un certo punto l'uomo esce dallo stadio primitivo, al progresso, alle leggi, tutto, però c'è, la faccio breve, un progresso inversamente proporzionale. Tanto più aumenta il progresso tecnico, tanto più abbiamo il regresso morale. Questo è il grande insegnamento, per cui già c'era nel Grande Tragico, quando dice Prometeo: io all'uomo gli ho dato la tecnica per liberarlo, per cercare di trasformare il mondo, ma soprattutto gli ho dato un dono, gli ho dato cieche speranze. Capite il dono avvelenato? L'ho fatto credere immortale. Questo è il grande, e per questo il mio Lucrezio dirà che ad un certo punto, giunto al summum cacumen, al sommo progresso, l'uomo tornerà al progresso tecnico-scientifico, corrisponde poi il regresso morale. Questo è soprattutto il grande, perché la natura, nella grande concezione classica, soprattutto quella poi stoica che conosciamo noi, la natura di suo è già tecniche,
è perfetta. La natura e l'uomo deve solo adeguarsi. L'uomo è un compito della natura. Lucrezio cercherà di dire che l'uomo ha anche un compito di trasformare la natura, però ad un certo punto dirà che a tal punto poi lo prenderanno la cupido e il timor, per cui lui sconfinerà e per cui quello che doveva essere un progresso tecnico-scientifico sarà un regresso morale. Questo, per cui la concezione classica da questo punto di vista è una concezione chiusa, a cerchio. Al grande progresso tecnico-scientifico alla fine corrisponde un regresso morale. È il discorso della circolarità dell'età. All'età dell'oro c'è questo concetto dell'età dell'oro all'inizio, e questo ritornare, questo è il grande concetto classico, per cui è lì la novitas cristiana, per cui la storia non è più ciclica, ma c'è un ante e un post, l'interruzione, la concezione lineare e progressiva, che sarà totalmente altra, e introdurrà che cosa? Il grande valore che non aveva il cristianesimo, perché la classicità aveva come motto nec spe nec metu, e qui convergevano tutte le scuole: non devi avere né paura né speranza, tu sei un compito del mondo, tu non hai un compito nel mondo, nec spe nec metu. Invece ci sarà poi un messaggio che dirà che in spe salvi sumus c'è un prima e un poi, non c'è l'eterno ritorno, che crea, per cui in questo eterno ritorno è una concezione sostanzialmente pessimistica. L'Achille dell'aldilà dirà che cosa? Che preferiva tornare di qua a fare anche il porcaio più di star nel regno dei vivi. Bravo. Professor Dionigi, grazie. Allora questa circolarità viene a un certo punto, questa linea viene tagliata anche per quanto riguarda la natura, il rapporto della natura uomo. È stato bravo che Ivano, perché siamo ritornati al punto di partenza, quindi per concludere, quindi anche no, io non vorrei prima di tutto dire adesso questo a margine, che avete sentito la passione con cui parla di Lucrezio, e il suo ultimo libro è veramente, da questo punto di vista lo ringrazio ancora pubblicamente, perché l'ha dedicato a me, che sono lontano dal mondo di Lucrezio, come ha ricordato lui, però è veramente un libro di grande intensità, essenzialità, ma anche grande intensità, si vede la passione, la conoscenza. Per affrontare invece il rapporto con la natura, col cosmo, io vorrei soltanto, e poi sarà l'ultima volta che parlo io, lasciamo poi concludere a voi, io vorrei dire soltanto questo, queste cose. Primo, non entrare del tutto nel tema dell'applicazione poi alla tecnica, perché sarebbe anche suggestivo questo. La Bibbia, la visione ebraico-cristiana, diciamo, che poi anche quella della cultura occidentale, privilegia, adesso stiamo un po' allontanandoci da questo, privilegia la categoria tempo, storia, letta, come è stato detto prima, cioè con questa dimensione direzionale, progressiva, proiettiva. Più importante è il tempo, la storia. Difatti voi aprite la Bibbia, voi vedete che ci sono continuamente guerre, c'è uno che si lamenta, c'è la vita quotidiana, c'è tutto quanto riguarda la storia. Però esiste il rilievo del cosmo, dello spazio. Non solo perché all'inizio la creazione è con tutto il suo complesso, tant'è vero che si introduce, si può veramente, io l'ho fatto in un libro, tra l'altro è un'impresa quasi disperata, ci sono dei saggi lunghissimi, c'è un bestiario biblico impressionante, c'è un alfabeto verde straordinario, ma proprio con tutte le possibilità immaginabili del panorama.
Cristo stesso, se voi volete, ama molto la natura, le parabole. Pensate, quando si ferma, solo per fare un esempio, sui gigli del campo e dice: guardate che non sono i gigli bianchi nostri, sono i gigli rossi palestinesi che hanno quel colore, e lui dice: guardate che mai Salomone ha potuto avere un abbigliamento così damascato come questi gigli. Cioè questa attenzione, i semi, i pesci, tutta questa attenzione alla natura. Voi non vi siete mai chiesti perché in Luca questo, ecco, c'è questa frase: se un figlio chiede a suo padre un uovo, gli darà forse uno scorpione? E lui dice: ma cosa c'entra? Perché lo scorpione è piccolino, nero, cosa c'entra con l'uovo? Capisco ancora, un pesce non gli darà una serpe. Ma invece è vero, perché c'è lo scorpione tipico dell'area del Vicino Oriente, ha una forma più simile a un uovo di colomba, ecco, un uovo di tortora, e per mimetismo è nelle pietre del deserto e ha questo colore, per cui si confonde con un uovo. Per cui capite che Gesù sta lavorando sulla concretezza, sta parlando sulla concretezza dell'esperienza quotidiana della natura. Quindi la natura è un messaggio, è un grande libro aperto, le cui lettere sono le creature singole. I cieli narrano la gloria di Dio e l'opera delle sue mani annunzia il firmamento, il giorno al giorno ne trasmette notizia, alla notte ne dà comunicazione. Salmo 19, vedete tutto il cosmo. Salmo 148 descrive il grande tempio cosmico in cui ci sono, e questa è una cosa che ha fatto impazzire gli esegeti, anch'io una mia teoria su questo quando fanno il mio commento, perché sono 22 creature. Elenca nel panorama nostro, oltre la cupola con gli astri e gli angeli. Perché 22? Dovrebbe essere 22, 21 nella logica. No, secondo me perché l'autore, a meno che sia un errore di trasmissione, allora vabbè, del testo, l'autore secondo me voglia alludere alle 22 lettere dell'alfabeto. Allora in questo caso sarebbe il messaggio, proprio un messaggio. Tutte le lettere sono l'alfabeto di Dio, è quasi cosmico. E qui mi avvio alla conclusione, ecco qui entrando nell'elemento, c'è quella, l'uomo è posto sulla terra, in questo mondo che gli è anche ostile, vedi il diluvio, che viene visto come interpretato in maniera etica, la decostruzione del creato quasi in maniera etica viene letto, vabbè, è una lettura evidentemente demitizzabile, ma è posto, e ricordiamo quelle parole, per coltivare e custodire. Per noi queste due parole sono state lette tranquillamente come se fossero un elemento, diremmo così, della scienza e della tecnica: coltivare, custodire, ciò che noi non facciamo attualmente perché continuiamo a devastare il creato. Ed è vero questo, perché l'uomo è l'uomo lavoratore nell'interno del creato, che ne trasforma, sapiente, continua ad insegnare anche come è mirabile la creazione, come da essa si può estrarre il cibo anche per sopravvivere. Ma se noi guardiamo l'originale ebraico, noi abbiamo due verbi che sono ammiccanti, allusivi. Voi sapete, è una lingua povera, 5.750 vocaboli soltanto l'ebraico classico, l'ebraico biblico. Quindi deve usare molto la polisemia anche, o l'ammiccamento. Poi non sappiamo se alcune volte c'è anche l'omofonia. Vabbè, lasciamo perdere. Avad e shamar. Ora, avad, coltivare, shamar, custodire. Ma questi due verbi significano anche avad, il culto. Il culto, la liturgia, la preghiera. E dall'altra parte, shamar, osservare, custodire i precetti.
Allora vedete, quali sono questi due verbi? Sono i verbi dell'alleanza del Sinai. L'umanità con Noè, per esempio, l'umanità con Adamo ha un'alleanza sacra con la natura che noi continuamente devastiamo. Io mi fermo qui e lasciatemi concludere, però, perché l'ho portato apposta e poi non parlo più proprio, però e lasciamo solo a lui. No. Vorrei leggervi, a proposito di tutto il discorso che abbiamo fatto finora, poi lasciamo a Ivano la conclusione, noi naturalmente andremo avanti perché la tensione, cioè vedendo la competenza che ha lui in questo orizzonte che io amo e vedendo anche come lui entra nella mia, perché ha una conoscenza anche del mio orizzonte, devo dire che è veramente questo incontro è significativo e speriamo di poterlo fare anche altre volte e farlo anche magari su un tema solo, per esempio il male o la morte solo. Ecco, io vorrei concludere però, perché mi pare la sintesi di tutto quello che è stato oggi, l'ho riscritto stamattina a memoria perché volevo lasciarlo qui, di un autore che mi è caro, che era caro anche a Papa Francesco, che l'ha conosciuto personalmente lui. Tant'è vero che Papa Francesco mi ha mandato persino la fotografia che lui aveva con questo scrittore, mettendomi dietro... Ma era il 1962 o 63? E io gli ho risposto che era invece il 1963, perché sono riuscito a ricostruire quando lui ha incontrato questo scrittore. Voi sapete chi è, vero? Jorge Luis Borges. Borges argentino, eh? Per lui Papa Francesco l'ha chiamato una settimana a fare, quando lui insegnava a Santa Fe, insegnava in una scuola superiore, l'ha invitato a insegnare agli alunni come si faceva a scrivere un racconto. E Borges è venuto con un bus da Buenos Aires su là e è stato una settimana insieme. Ha insegnato a questi ragazzi come si fanno i racconti a suo modo, come era lui poi creativo, sapete bene come era Borges. Poi dopo è tornato e Papa Francesco, allora soltanto insegnava, ha scelto i migliori racconti e li ha mandati a lui, poi dicendo: ecco, gli faccio conoscere, sono cose modeste, però lei... Sapete cosa ha risposto Borges? Cosa gli ha risposto? Me l'ha detto il Papa, gli ha risposto: no, io sono pronto a scrivere la prefazione e a pubblicarli questi. E li hanno pubblicati, questi racconti dei ragazzi, quindi anche questi. Lui, come sapete, amava molto la cultura classica, amava molto la letteratura italiana, Dante per esempio, su Dante ha scritto delle cose bellissime, e amava anche la Bibbia perché la Bibbia gli è stata insegnata da questa sua nonna protestante che gli leggeva. E a un certo momento lui scrive un racconto che vi invito a leggere, nell'Elogio dell'Ombra, Il Vangelo secondo Marco, è intitolato questo racconto di Borges, perché mai è difficile riuscire a dimostrare quanto siano questi racconti evangelici, siano non solo informativi di un evento, ma siano performativi, cioè sconvolgono la vita, incrinano i luoghi comuni, e lui lo dimostra in una maniera impressionante. Questo lo lasciamo bene e vi leggo invece quello che lui ha scritto riguardo al nostro discorso. Se fosse stato qui l'avrebbe detto. Noi siamo convinti che gli uomini lungo i secoli hanno ripetuto sempre due storie soltanto. Quella di un vascello sperduto che cerca nei mari mediterranei un'isola amata, e quella di un Dio che si fa crocifiggere sul Golgota. Due storie soltanto. Il cardinal Gianfranco Ravasi.
Io credo, lasciando al professor Dionigi l'ultima parola, di poter concludere così. John Keats mi è stato insegnato, e devo a mia sorella questo grande amore per questo grande poeta, ha detto: una cosa bella è una gioia per sempre, anzi l'ha scritto. Credo che noi oggi abbiamo vissuto questo, una gioia per sempre, vedendo due uomini di questa altezza e di questa qualità morale e spirituale dialogare tra loro. E poi, nottetempo, nello studio, libreria, biblioteca del professor Dionigi, secondo me escono fuori Seneca, Lucrezio, e dicono: guarda che ha detto mio Lucrezio, e l'altro gli risponde: no, ha detto il mio Seneca, e quindi se la vedono così. Nottetempo invece nella biblioteca, studio del Cardinal Ravasi, i libri si parlano, e quando la mattina lui entra, non lo nota mai, distrattamente in biblioteca, fanno così, pum, un salto in avanti, e si mettono schierati come soldati felici, pronti a essere scelti dal miglior generale che potessero sperare di incontrare. Credo che accada questo nelle rispettive biblioteche. E professore, ma chiudiamo qui. Credo che si possa andare solo incalando dopo quello che ha detto, una climas discendente, temo. Vorrei proprio due pensierini finali, approfittare proprio del microfono che gentilmente Paola mi ha passato. La prima è questa: è vero, le differenze, a me piacciono molto gli stacchi, rimarcare le differenze, le discontinuità, però c'è una parola che unisce le varie culture dalla profonda antichità fino alla modernità, ed è una parola che noi dovremmo recuperare, la parola fratello. Vedete, fratello di sangue non è proprio stato proprio sotto i migliori auspici. Se pensiamo a Romolo e Remo, Caino ed Abele, c'è un'altra fratellanza. Gli stessi greci distinguevano il frater dall'adelfos, uno era quello della fratria, l'altro era quello di sangue. I latini anche, frater, il fratello della comunità, dal germanus, di quello di sangue. Intendo dire questo concetto di fratello che oggi non siamo riusciti ad approfondire. I classici ci sono maestri anche in questo, nella distinzione tra il fratello di sangue e il fratello della comunità di appartenenza. E spesso il primo, quello di sangue, ha dato le prove peggiori di sé. E questo credo. Il Nuovo Testamento poi introduce il concetto di fratellanza proprio, credo, in maniera esponenziale proprio. Proprio abolendo proprio i vincoli di sé, chi è tuo padre, chi è tua madre, chi sono i tuoi fratelli. Però qui io mi aggancio, ecco, proprio per formare anche la triade, proprio anche il concetto illuministico e razionalistico della Rivoluzione Francese, il concetto laico di fraternità. Guardate, la cultura classica, la cultura biblica, già vetro, ma ancor più definitivamente quella neotestamentaria, e poi anche la miglior cultura illuministica, tutte e tre fanno perno su questo concetto di fratello. Io credo che oggi qualunque manifesto, anche politico, o comincia da questa parola o è destinato a fallire. La seconda osservazione, poi ho finito, e grazie del microfono che Paola Soluzzi mi ha lasciato così per ultimo. Noi siamo l'Occidente. Occidente è il mondo che tramonta, l'Oriente è quello che sorge. Noi abbiamo avuto una grande letteratura, una grande arte, una grande, tutto grande. Per noi siamo centenari. Se e quando abbiamo i capelli, li abbiamo molto rari e molto bianchi. Ci sono altri che saranno sporchi, saranno incolti, vengono dall'Oriente, hanno la forza dei 20 anni. Qui non è una questione di essere di destra o di sinistra, essere, credo, semplicemente lungimiranti e amanti anche della propria sopravvivenza. Se non vogliamo farlo per
convinzione, facciamolo a meno per convenienza. Chi ha bisogno di essere supportato? L'europeo ultracentenario o il giovane che viene dall'Oriente? Abbiamo avuto anche delle belle testimonianze in questi giorni, i classici, non solo quelli tradizionali greci latini, ma quelli della Persia, quelli dell'India, quelli che vengono dagli altri mondi in queste serate, in questi giorni. E allora chi ha bisogno? Il ventenne del centenario o il centenario del ventenne? Se non voglio, al di là di Spengler, del tramonto dell'Occidente, non voglio fare l'apocalittico, ma è l'anagrafe che parla. La Nigeria tra 20 anni avrà più abitanti dell'Europa. Cosa facciamo? Li fermiamo con le bombe? Cosa facciamo? Tra 50 e 100 anni, se quando ci saranno ancora gli europei, saremo una sparuta minoranza. E allora credo che dobbiamo avere lo sguardo lungo proprio. Io che sono un filologo, che amo la parola, ecco la parola frater. Frater e adelfos, frater e germanus. Quello non di sangue, quello che ci lega di più per il futuro. Ricordiamocelo, a parte che spesso i fratelli di sangue non hanno dato e non danno buona prova di sé. E l'altro, ridimensiamo. Tutta la gloria, tutta la sapienza, tutta la cultura del nostro Occidente, però è uno spicchio, è un frammento. Ci sono altre queste culture che ci hanno preceduto, prima di quella di Gerusalemme e Atene, e che ancora sono lì, magari soffocate dai regimi, però abbiamo lo sguardo ampio. Di lì vengono i futuri ventenni e noi centenari destinati al tramonto, se vorremo sopravvivere, avremo bisogno di loro. Siamo saggi. Signori, come si sono firmati Ivano Dionigi, Gianfranco Ravasi, il professor Dionigi, il cardinal Ravasi, i libri sono all'ingresso, grazie al circolo dei lettori, grazie a tutti voi, grazie di cuore.